Bentornati sul canale YouTube di Round 2, continua il coverage della Gamescom e stavolta sfoderiamo l'artiglieria pesante, andiamo di caccia grossa. Caccia grossissima, assolutamente. Perché sì. Vi parliamo, ovviamente l'avete già visto dal titolo, di Monster Hunter Wilds, lo avevamo visto a Los Angeles durante la Summer Game Fest, non lo avevamo giocato perché il team di sviluppo l'aveva giocato di fronte a noi e invece stavolta ci abbiamo messo sopra le nostre nutellose manine. Si sono confermate le ottime sensazioni che il gioco ha sempre trasferito in tutti gli appuntamenti, non solo insomma di contatto diretto ma anche durante gli eventi, la comunicazione, sì, esatto, i trailer e via dicendo, tant'è che lo dico prima ancora di entrare nel dettaglio, Monster Hunter Wilds si è vinto uno dei nostri best in show qua a Colonia e quindi doppietta. Ha fatto la doppietta. Doppietta. L'anno scorso a fare la doppietta era stato Alan Wake, che aveva vinto il premio sia alla Summer Game Fest che a Colonia. A Colonia, stavolta è Monster Hunter Wilds. Da dove vogliamo partire? Ma io partirei in realtà dalla parola chiave, da una delle parole chiave dell'evoluzione di questo Monster Hunter Wilds, che è proprio seamless, come loro ce lo descrissero a Los Angeles. Il cuore pulsante del gioco rimane alla base quello di un Monster Hunter, certo. Ricorda molto World, ovviamente, perché l'impostazione è quella. Beh, è il sequel diretto. Ovviamente è il sequel diretto di World. Mentre Rise, insomma, è tutta esatto. Un'altra cosa. Questo è il sequel. Esatto. Ma la novità, una delle novità, è proprio il fatto che c'è una fluidità proprio nel flow del gioco estremamente percepibile, è molto vivace. Banalmente, si inizia quando si esce dall'editor del personaggio, c'è un gioco di regia anche molto, molto gustoso, sì. Molto, molto elegante, che fa transizionare immediatamente il giocatore, cioè l'avatar del protagonista e il suo palico, che tra l'altro parla, sì. La novità è questa, che parlano, all'interno della cutscene di gioco, diciamo dall'apertura del gioco. Ma non è soltanto una fluidità estetica, visiva, ma è proprio anche una fluidità proprio nel core gameplay. Si percepisce questa fluidità, in effetti anche in tutta la prima sezione della demo che abbiamo giocato, sì. Che era composta di fatto da due battaglie, la prima di queste sequenze era proprio l'inizio del gioco, sostanzialmente. Sì, proprio la primissima cazzo. E in effetti la transizione che citava Andre dà proprio quest'idea di fluidità, di continuità, di un gioco che ti trascina sostanzialmente proprio in un flusso sempre inalterato, e questa cosa va avanti per tutto il prologo, che è un prologo molto giocato in cui il tutorial è molto ben integrato, secondo me, appunto, sì. Anche con la narrazione, e è come se loro avessero davvero lavorato anche a livello di regia, di struttura, per eliminare i tempi morti, gli inciampi, i singhiozzi che, diciamo così, Monster Hunter, non lo dico negativamente, però era proprio, aveva affettato. Il gioco è una scansione che di tanto in tanto prevedeva delle pause molto forti, sì. Non che questa cosa qui non ci sia in tutto il prodotto, ma evidentemente loro fin dalla composizione della trama principale, delle cutscene, hanno lavorato alla rimozione di questi sussulti e lo hanno fatto poi anche appunto per quanto riguarda la quality of life e insomma l'esperienza centrale poi delle cacce, no? Sì, anche proprio perché cioè le cacce funzionano in maniera diciamo a livello di impostazione un po' diversa dal solito, sì. Perché anziché avere un hub centrale da cui andare e tornare di continuo per accettare nuove cacce, accettare nuove missioni, in questo caso sì, un hub formalmente c'è, si è visto, ma la sua centralità a livello proprio di gameplay probabilmente è cambiata, o meglio, per quello che si è riuscito a vedere sembra essere sì. Cambiata, proprio perché la caccia non inizia al tabellone, diciamo, sì, alla gilda dei cacciatori, dove la caccia inizia quando si prende, diciamo, l'incarico, ma proprio anche a livello di UI, quindi con il logo caccia aperto, dove inizia la caccia, nel momento in cui si individua il mostro da dover uccidere e lo si colpisce, sì. Non una volta, ma gli si fa un po' di danno in maniera tale che, diciamo, si inneschi la caccia. Sì, si dichiara al gioco stesso l'intenzione. Esatto, esatto. Io voglio menare quello. Esatto. E questo però succede anche alla fine, cioè nel senso, nel momento in cui la caccia finisce,
c'è ovviamente tutto il momento in cui si può fare il carving della carcassa dell'animale, eccetera, ma non si è chiamati formalmente a dover riportare immediatamente l'esito della propria missione da qualche parte, ma si rimane nella mappa di gioco e si può continuare ad andare avanti così. Sì. Questa è una cosa ovviamente, insomma, molto molto piacevole, che però si era già comunque scoperta, sì, certo, a Los Angeles. È bello misurarcisi anche ad alla mano, appunto, ma insomma, visto che ci abbiamo proprio messo le mani sopra, secondo me è giusto anche entrare in qualche dettaglio un po' più tecnico, sia sul combattimento ma anche sia sul colpo d'occhio. Certo. Partirei proprio da qui. Ci anche sta, per ribadire una cosa importante, che la demo che abbiamo giocato girava su PlayStation 5, a differenza di quella che invece ci avevano fatto vedere a Los Angeles, che girava su PC. Sì. E da una parte si mantiene la magniloquenza, insomma, del rendering, cioè poi queste ambientazioni che sono eccezionali. Ah, vabbè, i modelli durante sono le scene di intermezzo superlativi. Sì, io poi posso dire, mi sono innamorato almeno 3 volte. Sì, sì. Gli NPC sono tutti bellissimi. Vabbè, ma se avete visto un pochino che cosa ha fatto Capcom con gli ultimi, a partire da Devil May Cry in avanti, certo, insomma, lo sapete. Lo sapete benissimo. Dico l'ultimo Devil May Cry, mm-hmm, ovviamente. Al di là di questo, nelle cutscene si vedono assolutamente tanti dettagli, però poi quando si entra nel vivo dell'azione, ecco, il rendering su PlayStation 5 si vede che fa un po' fatica. Fa un po' fatica su tanti fronti. Fa un po' fatica sul frame rate, che ogni tanto scatticchia, sì, ma soprattutto per me fa fatica sulla risoluzione. Cioè, si vede che la risoluzione nativa è abbastanza bassa e quindi poi il flusso video riportato su un televisore di ampia diagonale, insomma, mostra un pochino quegli artefatti dell'upscaling. Quella fuzziness proprio tipica dell'upscaling, sì, un po'... Sì, purtroppo c'è poco da girarci intorno. È anche vero che se vogliamo postulare che il gioco esca nel primo trimestre sostanzialmente del 2025, lo dico non perché ci sia una data d'uscita, Capcom non ha dato nessun cenno da quel punto di vista, ma perché di solito comunque quella è una finestra importante, certo, per sì, il publisher. Sì. Banalmente, ecco, World uscì in quel momento lì, a gennaio, a fine gennaio, sì. Ecco, se dovessero replicare quella scelta, quel posizionamento, ci sarebbero comunque altri 5-6 mesi di ottimizzazione. Sicuramente le cose potranno migliorare, però per ora diciamo che la console fa un po' fatica, anche perché poi a livello strutturale il gioco è enorme, cioè questa fluidità di cui parlavamo prima si percepisce costantemente anche di fronte a un ambiente che tu sei liberissimo da esplorare, ma che è proprio molto vasto, si vede, c'è tanta verticalità, ci sono tanti elementi, fra l'altro poi interattivi, quando si scatena la forza degli elementi e arrivano magari degli eventi atmosferici, cioè c'è veramente un ben di Dio a livello di quantità. È proprio che, cioè, una cosa in cui eccelle secondo me è proprio il fatto che ti trascina proprio all'interno di quel mondo, te lo fa proprio vivere e te lo senti addosso. Cioè, quando arriva la tempesta, sì, che comincia a rabbuiarsi il cielo, che cominciano a cadere i primi fulmini in lontananza e poi ti arriva proprio addosso con la forza del vento, gli alberi che si muovono, la sabbia che si alza, cioè è proprio... È incredibile l'effetto che fa, sì, quella cosa lì, a prescindere da quelle che possono essere appunto delle magagne tecniche, ma proprio l'impatto è... Sì, sono d'accordo, però le magagne tecniche ci sono, ci sono, vanno segnalate e incrociamo le dita. Capcom è sempre stata maestra nell'ottimizzazione dei suoi prodotti anche su console, salvo fatto Dragon's Dogma, che probabilmente però è, cosa... è inottimizzabile, lo so, secondo però me. Comunque non è che gli sia uscito tanto bene. Speriamo che invece Monster Hunter Wilds possa ricevere, sì, lo stesso trattamento, insomma, di altri prodotti, sì, anche del suo predecessore. Ma sì, arriviamo al nocciolo della questione, arriviamo alla ciccia. Assolutamente, che sì, si il può gameplay continuare a cucinare, tra l'altro la ciccia, sì, ed è bellissima, però il gameplay, le meccaniche di gioco sono ovviamente riconoscibili per chi abbia frequentato i vecchi capitoli di Monster Hunter, non è che ci si allontana tantissimo, c'è appunto questa volontà di ridurre i tempi morti, questa volontà di rendere il tutto più morbido e più fluido, però poi quando si va a combattere si combatte sempre con armi sostanzialmente belle pesanti, belle animazioni, insomma, cazzute e faticose, ecco, si percepisce proprio il peso della caccia. Ma
ci sono comunque delle novità, secondo me, interessanti. Sì. La prima è un pochino più di mobilità e logistica, è il Sacred, quindi la nuova bestiola che può essere cavalcata. C'era il Canine in Monster Hunter Rise, però qui abbiamo una bestia anche molto più figa a livello di design. Secondo me è molto più bella. Sì, sì, è un velociraptor con le alette, peraltro, che può planare. Che ha un ruolo però molto importante in tutta la caccia. Sì, sì. È proprio tattico, perché allora immaginate di avere questa mount su cui potete stoccare un secondo equipaggiamento, e sempre in virtù di quella seamlessness di cui si parlava prima, durante una caccia si parte ovviamente sul dorso del proprio Sacred, si punta il nemico, lo si attacca, e poi magari nel momento del bisogno, in cui c'è bisogno di provare a cambiare strategia magari, sì, o semplicemente appunto a portare a termine una decisione strategica fatta prima, si richiama il Sacred, si sale in groppa al Sacred, si cambia con la pressione di un tasto, cioè bisogna premere sul D-pad, sì, si cambia l'equip, e quindi si può passare, come ho fatto io per esempio, da un martello alle dual blades in un, sì, attimo, o magari ancora più, diciamo, distanti come cose, un martello e poi si passa a un'arma da tiro, a distanza. Ok? Sì, non che le dual blades e martelli siano proprio vicini. No, ovviamente, no, però sono comunque armi melee, certo, ok? Certo, però non a distanza. Questa cosa è molto bella per come si innesta all'interno proprio del flow della caccia, perché c'è sempre la possibilità di sfruttare contemporaneamente questa mount che ti permette di allontanarti magari nel momento del pericolo, sfruttare questo vantaggio, diciamo, spaziale per curarti banalmente, sì, usare la cote per riaffilare le armi, o appunto proprio cambiare il loadout e cambiare strategia. Sì. Fra l'altro, quando appunto ti curi o affili l'arma, lo fai comunque con una mobilità maggiore rispetto a quella che hai quando sei a piedi. Certo, perché, anzi, lì proprio ti fermi, o se bevi la pozione la bevi correndo, ma non ti puoi allontanare troppo dal mostro. Quindi esattamente, il Sacred, un po' come faceva il Canine in Rise, comunque reclama molto la tua attenzione, sì, durante la caccia, e servirà anche per spostarsi, perché i mostri, ho notato in questa build, si spostano molto più facilmente verso nuove zone, proprio perché il gioco, avendo un sacco di eventi dinamici, avendo un sacco di elementi che tu puoi usare con il rampino per farli cadere addosso al mostro, creare delle trappole, certo, cioè ti incentiva a esplorare più convintamente gli spazi. Quindi invece che lasciarti lì stanziale in una o due zone per sconfiggere il mostro e farlo spostare solo una volta, lo fa spostare spesso, proprio per appunto invogliarti ad andare, esatto, dietro, sì, sì. E quando vai nella nuova area, chissà che cosa succede, poi c'è un altro mostro, c'è un altro c'è un predatore che attacca il mostro, oppure c'è, esatto, qualcuno che lo supporta. Sì, sì. Poi devo dire anche un'altra cosa legata al colpo d'occhio grazie al Sacred: è bellissimo durante le battaglie, quando si sta cacciando a piedi, il Sacred non è che sparisce, corre in cerchio, sì, intorno a te, quindi c'è sempre un grande dinamismo durante queste durante le battaglie, anche proprio a livello di colpo d'occhio. Sì, poi, sì, vabbè, Monster Hunter sa essere caotico sempre quando vuole, no? Certo. Però è proprio invogliante, cioè proprio bello, ti tira dentro, è super 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 bella questa cosa. L'altro elemento che secondo me cambia in maniera molto concreta, sì, gli equilibri del gioco, è il focus mode. Per chi non lo sapesse, il focus mode è una sorta di mira, ok? Non c'è il lock-on e non lo metteranno, no, però è una sorta di mira, come una modalità focus che può essere attivata premendo il grilletto sinistro, ok? Quindi viene proprio un indicatore e voi potete orientare la telecamera per puntare a diverse zone del mostro. A che cosa serve questo focus mode? Colpendo la preda, sostanzialmente, gli potete aprire addosso delle ferite che vengono visualizzate proprio come degli, non so, dei globi di luce. Esatto, sì, delle ferite, cioè proprio degli squarci che si illuminano in focus mode. Esatto, esatto. E queste ferite vengono illuminate solo con il focus mode. Se durante il focus, quando l'avete attivato, colpite queste ferite, le potete spaccare, chiudere, cauterizzare, proprio si cauterizzano anche proprio, anche visivamente, sì, 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 come se gli faceste delle cicatrici, ok? E questo serve ovviamente per massimizzare il danno, ma anche per guadagnare delle risorse extra.
queste ferite non sono sostitutive delle parti che potete spaccare del mostro, potrete spaccare i corni del Diablos, le code del Rathalos e via dicendo. È un meccanismo in più per appunto massimizzare il danno ed essere efficaci in battaglia. L'introduzione di queste ferite è interessante per me per vari motivi. Il primo è che, lo dicevo anche oggi in live, secondo me accento ancora di più la differenza fra armi precise e armi un po' brutali. Quelle, esatto. Ok? Sì, nel senso, per esempio, con la lancia dovete andare a cercarle queste ferite e puntarle bene. Con la spadona, quella classica, canonica di Monster Hunter, magari con un fendente un po' a caso... Ne prendete 6. Esatto. Facendo un sacco male al povero disgraziato che avete di fronte. Poi, ovviamente, vi permettono di farmare meglio, perché certo. Ogni tot che ne chiudete ottenete una risorsa legata al mostro, ma la cosa bella è che, secondo me, e questo è utile anche per i neofiti, danno una diversa sensazione di progressione durante la caccia. Prima le fasi della caccia erano scandite da momenti ben distinti: il mostro in piena forma, il mostro che si allontana la prima volta e poi il mostro che zoppica. Zoppico, sì. Era quello l'unico indicatore, no? Che ti diceva stai facendo bene. Sì, certo. Invece, anche quando il mostro è, per esempio, in piena forma, qui cominciate ad aprire le ferite, le chiudete, c'è proprio una sensazione percepibile anche a livello tattile con il feedback aptico, anche a livello visivo con l'indicazione che hai guadagnato una nuova risorsa. Sì, sì. Cioè il gioco si ti spenta dice quella di più luce, hai una nuova risorsa. Bene. Esatto, sì, sì. E poi mano a mano che si va avanti, durante la demo il gioco ti chiede proprio a un certo punto di chiamare con un flare un SOS. Arrivano altri 3 cacciatori, in questo caso gestiti da IA, ma sono, diciamo, la parte multiplayer di Monster Hunter. Quando in 4 si comincia a infierire sul mostro, si vede proprio il corpo di questo disgraziato proprio che comincia ad aprire, a venire ricoperto di ferite. Cioè, è proprio... è veramente un indicatore su come sta andando la caccia, anche sulla ferocia che stai utilizzando, certo, tu, totalmente. Perché poi è inutile girarci intorno, anche in Monster Hunter ci sono sempre stati dei momenti un po', cioè, feroci, in cui certo. Tu sei il predatore e il mostro viene veramente nuclearizzato. Certo, dagli attacchi, soprattutto con certe armi. Devi spaccare i corni, qui ancora di più. L'altra cosa però, secondo me, su cui impatta particolarmente il focus, sì, è in, come dicevi tu appunto, c'è una cioè accento alla distinzione fra le armi caotiche e quelle precise, ma in alcuni casi proprio è utilissimo. Cioè, faccio un esempio: io ho giocato con il martello in una delle build che ho provato, ho giocato con il martello e in un'altra con il falcione insetto. Allora, a parte il fatto che quando si entra in focus mode cambia anche il pool di mosse che si possono utilizzare. Sì. Per esempio c'è un come si chiama, focus slash, una sì, roba del c'è genere. Un attacco extra. Se si preme R1 mentre si è in focus c'è un attacco extra che, nel caso in cui colpisca le ferite, fa, diciamo, trigger un'animazione extra che fa danno maggiorato. Però appunto prendete la lancia, come dicevi tu, prendi il martello, comunque armi che sono molto utili perché sono precise. Cioè, il martello, devo spaccare il corno di qualcosa, io con quel puntatore so esattamente dove sto puntando, dove idealmente il mio colpo dovrebbe affondare. Come dicevi tu, non è un lock sul nemico, no. Però semplicemente è una guida, ma cambia proprio la direzionalità del colpo e anche proprio l'animazione del colpo, sì, stesso. Attenti, perché qui i fan di Monster Hunter, quelli oltranzisti, sono un po' preoccupati. Allora, non è che il gioco è diventato un action in cui sostanzialmente, no, nonostante abbiate delle armi pesantissime, potete dare un colpo in una direzione, poi girarvi a 90 gradi e dare un altro fendente. Sì, sì, questa cosa non aggiunge tracking ai vostri colpi. No, dovete comunque fare commitment sull'attacco, cioè dovete farlo nel momento in cui siete sicuri che possa andare a segno. Esatto. Se mentre lo fate il mostro è andato tutto in un'altra direzione, quello l'avete perso, e quindi dovete comunque gestire il positioning in maniera attenta. Sì. Positioning, posizionamento, scusate questo inglesismo, ne ho usati già. Parliamo in inglese questi giorni, ma comunque sia, grazie appunto al focus mode e quindi a questo puntatore,
le sequenze di colpi le potete un filino riorientare e quindi secondo me nasceranno comunque, cioè le strategie saranno di posizionamento saranno un pochino più malleabili. Sì, cioè potrete in corsa un po' riorientarvi, ok? Invece che magari come succedeva prima, non voglio dire rimettere dentro l'arma, anche se alle volte si doveva fare anche quello, però ecco, cioè proprio interrompersi del tutto e riposizionarsi, esatto. E ricapire quando sì, ritrovare la finestra. Qui sì. Invece diciamo è tutto un po' meno, anche un po' meno frustrante da un certo sì, punto no, è di meno, vista, è meno alle volte comunque quando sbagliavi proprio il colpo sì, un po' il colpo arrivava alla console sì ecco. No. E qui, questo, anche questo secondo me l'hanno fatto un pochino per strizzare l'occhio anche ai nuovi arrivati, ma lo voglio dire, per come ho provato il gioco, per me non snatura in nessun modo no, l'essenza di Monster Hunter. È molto, secondo me, è un'introduzione molto elegante e molto intelligente, sì. Soprattutto. Cioè, è una cosa che fa comodo, è utile, sì. Non rovina l'esperienza sì. al purista, ma è proprio molto, molto bella. È un ammodernamento. Tra sì, l'altro, sì, totale. Comunque, insomma, anche sui moveset delle armi, oltre all'aggiunta appunto di quegli attacchi che dicevi tu, hanno lavorato per renderli sì. Tutti più fluidi, per aggiungere delle cose interessanti che poi dobbiamo scoprire, ci sono 14 armi, ovviamente non è che le abbiamo provate tutte, però insomma veramente tanta attenzione anche a questo aspetto. Sì, secondo me la cosa più interessante poi in generale delle cacce sarà trovare le sinergie con sì. Con il doppio loadout, cioè con il doppio equipaggiamento, certo. Perché questo è un Monster Hunter in cui non è stata aggiunta una nuova classe di armi, perché in realtà è stata data la possibilità di fare, cioè di creare una quantità di combinazioni enorme, certo. Cioè quindi è molto bello da questo poi, punto di vista. Per il resto non abbiamo provato nulla per quel che riguarda la progressione, non sappiamo quanto diciamo la possibilità di raccogliere risorse extra con le ferite influisca incida, sul sì. Farming, quelle sono cose che vedremo più avanti. Una cosa che invece però voglio dire, attenzione, perché in questo suo rimanere ancorato ai dettami di Monster Hunter, Wilds lo fa anche per quel che riguarda l'interfaccia e soprattutto, come ti posso dire, la quantità di cose da gestire. Sì, se è vero che da una parte diventa molto più morbido e cerca di appunto essere anche un pochino meno repulsivo per chi avvicina la saga la prima volta, però su schermo compaiono comunque tantissimi indicatori, una valanga di informazioni, la gestione, valanga, l'interfaccia, proprio. La gestione degli oggetti, quando devi anche solo cambiare le munizioni che hai inserito all'interno del grapple, del rampino, cioè diventa un mal di testa, devi premere L1, le scorciatoie adesso sono per forza con il cerchio. Col cerchio perché il D-pad adesso è utilizzato interamente quasi per il controllo del sacred. Quindi si è sempre veramente, cioè bisogna proprio prendere la mano anche sì. Con lo schema di controlli. Totalmente. Cioè proprio è un gioco veramente a sé, orgogliosamente unico sì. Questo, ma che può essere sicuramente, non dico repulsivo, ma veramente spaventoso per i nuovi arrivati, certo, da un certo punto infatti, di vista. Ma infatti io non lo dicevo necessariamente come un difetto. No, è quello. Aspettatevelo, ovviamente se siete già abituati. Bentornati esatto. Assolutamente sì. Sì, qualche cosa cambia proprio per quello che dicevi tu, sì, perché certo. Ci sono dei controlli extra legati alla cavalcatura, però in quel caso qualche ora e sarete di nuovo abilissimi. Se non avete mai smesso di giocare ai vecchi Monster Hunter, nemmeno qualche ora vi servirà. Sì, però se invece siete magari incuriositi dalla magnificenza di Wilds e volete entrare oggi dentro questa saga, sappiate che da quel punto di vista non hanno fatto, ecco, in quel caso nessun passo avanti in nome, diciamo, di una accessibilità maggiore. Esatto, come fu in realtà per World, che già in tante cose lo era e qua no. Poi ci sono anche tante altre cose da scoprire, restano le tracce verdi di Words che vi permettono di, insomma, inseguire poi i mostri. Non anche sappiamo... perché, scusa sì. Se ti interrompo, il Sacred è molto importante da questo punto di vista, perché il Sacred è in grado di usare il movimento automatico che segue da solo le tracce, sì. Permettendovi quindi di riorganizzarvi durante la cavalcata, ma anche di, per esempio, se state scappando da un mostro che vi sta inseguendo,
potete tranquillamente far muovere il Secret tenendo la telecamera puntata alle vostre spalle senza poi dovervi, cioè, incastrarvi nei muri, sbattere, eccetera. È molto intelligente questa cosa qui. E poi non sappiamo se invece torneranno le fasi di raccolta, la precaccia. La precaccia, ecco, sulla struttura di gioco non possiamo dirvi nulla, proprio perché le due fasi, la prima era proprio l'incipit, però poi la seconda era una caccia che loro hanno, veramente il team di sviluppo ha caricato, punto e basta. Sì. Però ecco, diciamo che io sono uscito da quella saletta con la voglia di tornare a cacciare, assolutamente. Io sono un fan di lungo corso della saga, ma credo che loro siano arrivati a un bilanciamento veramente giusto per tirare dentro anche gente nuova, cosa che per esempio invece Rise non tentava tanto di fare. World sì, ma Wilds lo fa esatto, di più. Sì, certo, quindi certo. Siamo estasiati, perché è un gioco eccezionale e Capcom ha proprio proiettato la sua saga nella contemporaneità videoludica in una maniera incredibile. Vediamo come andrà con l'ottimizzazione. E poi, ragazzi, le dita. Che momento è per Capcom? Io veramente sconvolto. Ancora oggi faccio fatica a credere di quello che stanno facendo. Veramente bravi, bravi. Voi continuate a seguirci, perché comunque di Monster Hunter Wilds torneremo sicuramente a parlare nei prossimi mesi. Mi aspetto che comunque possa arrivare presto anche una data d'uscita, probabilmente entro comunque la fine dell'anno. Non la data, non l'uscita, ma la comunicazione della data. Quindi restate su questo canale, iscrivetevi, condividete e continuate a seguire il coverage della Gamescom. Ciao!